Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi di un caso che a primo impatto potrebbe sembrare un po' banale, in quanto di casi come questi ce ne sono a bizzeffe anche in Italia. Questo caso in particolare però sposta l'attenzione dell'opinione pubblica sugli effetti della violenza domestica. La storia di Claire Wood, per quanto possa sembrare banale, ha sconvolto la Gran Bretagna e quindi oggi sono qui per raccontarvela. Claire Wood è una madre single di 37 anni che abita a Salford, nella contea di Greater Manchester, in Inghilterra. Siamo nell'aprile del 2007, Claire si è trasferita da poco a Salford. Ha appena cambiato casa, è lontana dai suoi genitori, si sente sola, non ha amici e quindi, come molti altri, si affida a internet e ai siti di incontri per trovare l'amore. Claire, in effetti, si iscrive a diversi siti di incontri, incontra qualche uomo, ma non trova nessuno che la convinca sul serio. Fino a quando un giorno viene contattata su Facebook da un certo George Appleton. I due quindi iniziano a parlare, vanno molto d'accordo, parlano tutti i giorni, più volte al giorno, fino a quando non decidono di incontrarsi. Una volta che si incontrano, i due si innamorano. Di conseguenza si mettono assieme e inizialmente pare davvero vada tutto per il meglio. Purtroppo però il destino di Claire è cupo e George Appleton non è assolutamente un uomo amorevole. Ma prima di entrarci in questa storia, come al solito, facciamo un passettino indietro. Claire Wood ha sempre avuto un temperamento molto positivo. Era una bambina entusiasta di qualsiasi cosa. Claire si entusiasmava per qualsiasi cosa, anche per la cosa più piccola e insignificante. La ragazza crescendo si dimostra in grado di adattarsi a nuove situazioni o lavori. Impara in fretta e riesce sempre a cavarsela. Claire è intelligente, socievole, allegra, ama divertirsi. Insomma, Claire Wood è proprio una brava ragazza. Il padre di Claire, Michael, sostiene che appena sua figlia ha varcato la soglia d'entrata di casa sua con George Appleton, non ha propriamente avuto una buona impressione. Michael sostiene di aver avuto una netta sensazione che George gli stesse ispezionando la casa, in quanto George si guarda attorno in continuazione. Cerca di osservare con attenzione ogni passo di Claire e appena un cassetto della casa viene aperto, George aguzza l'occhio per cercare di vedere cosa ci sia dentro. Insomma, a primo impatto, sembra un po' un ladruncolo da quattro soldi. Quando Claire e George se ne vanno, Michael contatta sua figlia, la chiama chiedendole di non portare più George a casa sua, perché quell'uomo non gli piaceva affatto. Certo, Michael non aveva prove contro di lui, era la prima volta che lo vedeva. Ma Michael ha una brutta sensazione e quindi mette in guardia anche sua figlia Claire, che però non gli dà retta e continua a frequentare George. Anzi, vi dirò di più, Claire è così tanto innamorata che qualche giorno dopo chiama suo padre e gli dice che avrebbe voluto sposare George. Ma Michael risponde a Claire che se avesse sposato George, il loro rapporto si sarebbe sicuramente incrinato e quindi prega letteralmente sua figlia di non farlo. Claire, nel tentativo di placare suo padre, gli ha detto che era a conoscenza del passato di George. Sapeva che non era un uomo perfetto, sapeva che era stato in prigione. Ma Claire sostiene che George era stato in carcere per qualche multa, ma nulla di grave. Michael Brown, quando sente carcere e multa nella stessa frase, capisce che la situazione è molto più grave di quanto immaginasse, in quanto non si va in carcere per qualche multa, a meno che quella multa non sia davvero davvero grave. Michael quindi ascolta sua figlia, assimila quelle informazioni che le sta dando e dentro di lui si radica un nuovo sospetto su George. Però non dice nulla a sua figlia, ma soprattutto non indaga oltre. Michael, a mio parere, in questo caso fa un errore, ossia non cerca di indagare oltre perché teme di scoperchiare un vaso di Pandora che poi non sarebbe più riuscito a richiudere. Michael è preoccupato per le conseguenze che potrebbe correre sua figlia, ma è ancora più in ansia per le conseguenze che potrebbe avere il suo rapporto con sua figlia, perché non la vuole perdere. Michael non pensa che George possa arrivare a colpire sua figlia. Certo, non gli era mai piaciuto, ma con sua figlia, per quanto ho potuto vedere, George è sempre stato molto dolce e le ha sempre riservato parecchie attenzioni e carinerie. Purtroppo, però, i sospetti di Michael, il padre di Claire, sono fondati. George a Michael ha fatto una cattiva impressione proprio perché non è un criminale insignificante. George, infatti, aveva una serie di denunce a suo carico. Era stato in carcere per diversi casi di violenza sulle donne e anche per rapimento sotto minaccia. Insomma, qui squigliano, nulla di che. George è sempre stato un uomo aggressivo, che usava la violenza per mantenere il controllo sulle vittime, ossia
su delle donne vulnerabili. Il tempo passa, Claire e George stanno insieme da circa un mese, ma già iniziano ad esserci i primi problemi. Più il tempo passa, più George dimostra una gelosia morbosa nei confronti di Claire. Non sopporta letteralmente che esca per conto suo e comincia a insinuare che probabilmente stia sentendo qualcun altro su Facebook. Claire a questo punto inizia a intuire che George non è esattamente come si è descritto su Facebook. George su Facebook aveva scritto che era carino, simpatico, dolce, socievole, gentile. Ma questa situazione si discosta totalmente da quella realtà. C'è da precisare che gli uomini violenti sono tutti diversi tra di loro e di certo non ce l'hanno stampato in fronte. Tutt'al più non mostrano assolutamente la loro natura da subito, ma fingono di essere carini, simpatici, dolci, col fine di catturare la vittima nella trappola. Di conseguenza questi uomini rivelano la loro reale natura a poco, ma ora andiamo un attimino a scavare nel passato di George. In quanto nel febbraio 2004, quindi quasi 3 anni prima di conoscere Claire, George è in una relazione con Carol Agnew. La donna ha conosciuto l'uomo tramite un'amica, che l'aveva conosciuto su Facebook. Carol racconta che George era davvero molto bravo con le parole. Infatti inizialmente anche per loro due le cose andavano benissimo fino a quando la situazione non è iniziata a degenerare. In quanto Carol inizia a notare qualche dettaglio, qualche bugia, qualche scatto di ira. George arriva ad impedirle di uscire da sola per andare a fare shopping. Vuole sempre andare con lei. Sempre. Il temperamento di George è violento e spesso quando si arrabbia fatica poi a calmarsi e a ragionare. Carol infatti dice che i suoi scatti di ira duravano per giorni, ma anche per settimane. E George si sfogava su di lei, le metteva le mani addosso. Ad un certo punto Carol capisce che non è cosa e quindi lascia George. E quando l'ha lasciato, l'uomo si è dimostrato distrutto. Ma non perché amasse così tanto Carol. George semplicemente non sopporta di essere rifiutato. Mai. In nessun caso. Di conseguenza, ogni volta che Carol usciva di casa per andare a lavoro, George la inseguiva. Solitamente in auto, lasciando sempre 2 veicoli tra di loro. Oppure, ancora meglio, George parcheggiava in qualche via laterale, quindi Carol non si rendeva neanche conto di essere seguita. Certo, forse lo immaginava perché sapeva che George la inseguiva ogni singolo giorno, ma tante volte non se ne rendeva conto. Pensate che Carol faceva anche dei turni di sera a lavoro, dei turni notturni. E George si appostava fuori dalla sua azienda, dormiva in macchina col fine di vederla uscire da lavoro per cronometrarla. George la cronometra in continuazione, senza sosta. Claire è cronometrata da quando mette il naso fuori di casa la mattina e ci rientra poi la sera. Inoltre cercava in continuazione posti per appartarsi e spiarla. Insomma, avrete capito che il comportamento di George è parecchio problematico. Claire purtroppo ci metterà un po' di tempo per capirlo e quando lo capirà, sarà ormai troppo tardi. Passa circa un anno, siamo nel 2008, e George e Claire stanno ancora assieme. E in effetti George si dimostra per quello che è, un uomo violento che non vuole avere accanto una donna, ma vuole possedere una donna. Sono 2 cose diverse. Se la sua compagna prova ad opporsi, George a quel punto passa le maniere forti, passa le mani. Claire a questo punto inizia a preoccuparsi seriamente per l'atteggiamento di George. Non solo per la sua incolumità, ma anche per quella di sua figlia. E se quell'uomo avesse fatto del male anche a lei? Claire non vuole più vivere così e quindi scrive una lettera a George Appleton per lasciarlo. Anche perché Claire aveva scoperto che George Appleton nel frattempo sentiva altre ragazze su Facebook. E la tradiva anche con queste ragazze. Questa a mio parere è l'ennesima dimostrazione che i bugiardi, i traditori, si dimostrano anche per queste piccolezze. Il saltello mentale per loro è semplice. Pensano, se lo faccio io, perché lei non dovrebbe farlo? Sicuramente lo fa. Arriviamo quindi all'inizio del settembre del 2008, quando Claire scrive questa lettera a George. Non è facile da dire, ma non voglio più stare con te. Sono successe troppe cose ed io non riesco più a fidarmi di te. Qualunque cosa tu mi dica, mi sento ogni giorno peggio. Devo preoccuparmi anche di mia figlia e dopo tutto ciò che hai fatto in questi anni, non voglio più che torni. Mi terrorizzi e non posso stare con qualcuno di cui ho paura. Lasciami in pace, ti chiedo solo questo, non cercarmi più. Credimi, è la cosa migliore. Non è giusto nei confronti di mia figlia, lei sa benissimo che non sarei mai felice con te. Spero che tu stia bene. Se è vero che provi qualcosa per me, rispetterai la mia decisione. Buona fortuna, e lo penso davvero. Claire. Mentre accade tutto ciò, il padre di Claire, Michael, è all'oscuro di tutto. I due infatti abitano lontani e si sentono di rado per telefono. Michael non aveva idea dell'inferno che stava vivendo sua figlia. Queste situazioni, in effetti, sono difficili da raccontare. Se la vittima si confida con la sua famiglia e la sua famiglia la rimprovera, beh, a questo punto la vittima ci riflette
arrivando a una conclusione, ossia non gli racconto più nulla, così non possono più dirmi nulla. Arrivano quindi a non raccontare a nessuno della situazione che stanno vivendo, proprio per non avere ulteriori conflitti o discussioni. Se hanno un occhio nero, qualche livido, qualche graffio, si inventano di essere cadute, di aver avuto un incidente. Spesso e volentieri i lividi li coprono direttamente con il fondotinta per non farsi scoprire, perché quello che subiscono diventa il loro piccolo e sporco segreto da tenere nascosto e da non rivelare mai. Claire di conseguenza non racconta a nessuno di quanto fosse diventata pericolosa la sua vita con un uomo del genere a suo fianco. Lo lascia, semplicemente, sperando di tornare al più presto alla sua vita normale. Claire viveva perennemente con una sensazione di paura, di angoscia. Vuole tornare a stare bene, ad essere felice. Però George non accetta assolutamente la presa di posizione di Claire. Quindi non si allontana assolutamente da lei, anzi tutt'altro, si presenta spesso fuori casa sua, lei segue. La donna è costretta a chiudere porte e finestre, per poi sentire George battere contro porte e finestre come un pazzo, urlandole di farlo rientrare in casa. Però c'è un fatto. Quella è casa di Claire, non è casa di George. E Claire non ha alcuna intenzione di farsi cacciare da casa sua. Claire infatti contatta suo padre, gli spiega la situazione. E suo padre gli chiede di andare a casa sua con sua figlia, in questo modo sarebbe stata al sicuro sia lei che la sua bambina. Ma Claire è irremovibile, non vuole allontanarsi da casa sua, non vuole scappare. George di conseguenza le ha rotto le finestre, ha preso ripetutamente a calci la porta d'entrata della casa di Claire e prima di essere gentilmente cacciato di casa ha anche strappato letteralmente un telefono fisso dal muro. Il 7 ottobre del 2008 per la prima volta Claire si dirige alla polizia di Pendleton, in quanto George ha iniziato a urlare fuori da casa sua che avrebbe dato fuoco all'abitazione con lei all'interno. L'uomo quindi viene arrestato, viene tenuto sotto custodia e poi rilasciato. George ha ottenuto la libertà provvisoria, a patto che stia lontano da Claire. Il punto è che George va ad abitare da un suo amico che sta pochi chilometri dalla casa di Claire. Tradotto, la polizia non ha controllato a sufficienza e ha preso questo caso troppo sotto gamba. Dopo circa un mese che Claire è andata dalla polizia, quindi siamo a novembre del 2008, continua a vivere nel terrore, in quanto George le fa spesso delle sorpresine indesiderate. E Claire, arrivata allo stremo, contatta il telefono amico, il quale la mette in contatto con un'agenzia. Claire quindi racconta la sua storia a questa agenzia e le vengono immediatamente offerti sostegno e assistenza. In quell'occasione Claire per la prima volta confessa di non aver subito solo violenza emotiva, ma anche fisica purtroppo. George ha fatto violenza su Claire più volte, le ha messo più volte le mani addosso. Il servizio di sostegno per le vittime di violenza domestica offre un'assistenza specializzata. Oltre ai vari consigli sicuramente utili, forniscono anche dei dispositivi di sicurezza che aiutano a sentirsi più al sicuro in casa propria. E in effetti Claire sta perdendo il piacere di vivere serena, quantomeno in casa sua. È sempre allerta perché sa che George potrebbe arrivare in ogni momento della giornata, abitando vicinissimo a lei. La casa di Claire quindi viene messa in maggiore sicurezza. Quindi l'azienda a cui si è rivolta Claire l'aiuta. La donna cambia le serrature alle porte e anche tutte le finestre. Inoltre l'agenzia ha anche organizzato un sopralluogo col fine di installare dei rilevatori di fumo e sigillare alcune cassette delle lettere per evitare che qualcuno ci metta all'interno della benzina. Dopo questo passo avanti però Claire a mio parere ne fa uno indietro molto molto sbagliato. George negli ultimi tempi era migliorato, quindi Claire chiama la polizia di Pendleton col fine di ritirare le accuse contro di lui. Purtroppo capita spesso che le vittime ritirino le loro dichiarazioni e accuse perché effettivamente ci vuole tanto tempo per avviare una causa legale. L'attesa prima del processo è lunga e passa comunque del tempo prima che vengano a raccogliere la deposizione ed è in questo modo che gli aggressori hanno la possibilità di riavvicinarsi alle loro vittime. Questi uomini chiedono scusa anche in ginocchio. Hanno il coraggio di dire l'ho fatto perché ti amo troppo. Insomma, cercano di far cambiare idea alla loro vittima in modo da farla ritornare sui suoi passi. E purtroppo spesso accade proprio questo. Le vittime vogliono fidarsi e quindi promettono di ritirare le accuse se l'uomo in questione smette di perdere la pazienza facilmente o di essere così violento. Col senno di poi le autorità non potevano certo essere sicure di un qualcosa che neanche Claire sapeva. Non si capiva letteralmente se Claire volesse sporgere denuncia o meno, come non si capiva se voleva lasciarlo realmente, perché di fatto era ancora innamorata. Il padre di Claire non aveva ricevuto ulteriori novità dopo la chiamata che gli aveva fatto la figlia per dirgli che aveva lasciato George, insomma, lui faceva un po' il pazzerello. Michael non aveva idea che sua figlia avesse sporto una denuncia contro quell'uomo per poi ritirare quella denuncia, né che la sua cassetta delle lettere fosse stata sigillata perché lui l'aveva minacciata di riempirla di benzina e di incendiarle casa. Il padre di Claire non sa nulla di tutto ciò,
e la figlia. Non glielo dice perché sa che se lo avesse saputo sarebbe andato lui stesso a prendere lei e sua figlia per trascinarle via di lì, anche di peso se necessario. Sebbene sia in libertà provvisoria, George continua a contattare Claire. Il 18 gennaio del 2009, Claire contatta nuovamente la polizia dicendo che George l'ha aggredita. Ma a causa delle prove insufficienti vengono ritirate le accuse e il passato violento di George passa totalmente inosservato. Il poliziotto intervenuto a seguito della chiamata di Claire, il 19 gennaio, non aveva la benché minima idea della sua situazione. Non sapeva che la donna avesse già chiamato per denunciare dei comportamenti violenti portati avanti sempre dalla stessa persona. Questo significa che le stazioni di polizia non comunicavano tra di loro, quindi non si scambiavano di fatto delle informazioni essenziali. C'è da dire che la mancanza di comunicazione però riguarda anche l'agenzia che ha provato ad aiutare Claire. L'agenzia a cui Claire si è rivolta non ha provato a contattarne altri presenti sul territorio per capire se George avesse colpito altre donne nella stessa modalità. D'altra parte, confessare di essere vittima di maltrattamenti per alcune donne è molto più facile confidarlo ad un telefono amico o a un'agenzia piuttosto che a un conoscente o a un amico o a un parente, in quanto la paura del giudizio per queste donne è praticamente all'ordine del giorno. Claire, in tutto, chiede aiuto alla polizia 4 volte in 4 mesi. Arriva a dire alla polizia di temere per la sua stessa vita, in quanto dopo il 18 gennaio del 2009 tutto è terribilmente peggiorato. George è arrivato a fare minacce fisiche vere e proprie a Claire. La donna teme per la sua incolumità, teme per la sua vita. Fino a quando le minacce terribili che George si è limitato solo a scriverle o a urlarle fuori dalla porta di casa, purtroppo diventano reali. La notte del 2 febbraio 2009 George Appleton si reca a casa di Claire, entra dalla porta sul retro, attraversa la cucina, si dirige verso le scale. Sarà al primo piano, il fine è quello di raggiungere la camera di Claire. George con fare sicuro entra in camera di Claire, le mette le mani al collo, le fa violenza, la strangola e poi dà al suo corpo. Fortunatamente non solo la figlia di Claire non era a casa, ma era anche abbastanza grande per assentarsi per più giorni da casa, quindi in quel periodo proprio era via con dei suoi amici. Infatti Claire viene trovata a casa sua senza vita il 7 febbraio del 2009, a distanza di 5 giorni dalla tragedia. Lo stesso giorno viene anche allertato il padre di Claire, Michael, che ovviamente è distrutto dalla notizia. Mentre la famiglia di Claire è chiaramente in lutto per la perdita della figlia, l'attenzione si sposta immediatamente su George Appleton, che ovviamente è il principale sospettato per la dipartita di Claire. Il reato mette sotto i riflettori la natura insidiosa e difficile della violenza domestica e sensibilizza l'opinione pubblica per la sua diffusione. Claire è stata picchiata, ha subito violenza, ha contattato più volte la polizia per chiedere aiuto. Eppure questo non è bastato, perché George Appleton non è stato in grado di capire la parola no. E questa credo sia sempre la parte comune più brutale in questi casi, perché queste donne vengono a mancare magari solo per aver rifiutato di tornare con qualcuno, e quel rifiuto quel qualcuno non lo accetta. Ebbene, questo per me è inaccettabile, non di certo un rifiuto. La cosa che a mio parere fa anche paura è la consapevolezza che i casi di violenza domestica denunciati sono tanti, ma probabilmente quelli non denunciati sono ugualmente tanti, o forse sono anche di più. Dopo la dipartita di Claire, George si dà la fuga e infatti scatta una caccia all'uomo a livello nazionale. I poliziotti lo cercano ovunque, ma non lo trovano. Fino a quando, il 12 febbraio, 5 giorni dopo il ritrovamento di Claire, la polizia trova George Appleton in un pub abbandonato a Salford. Quel pub è distante circa 1 chilometro dalla casa di Claire. George non può essere processato perché ha deciso di togliersi la vita, si è impiccato. Quindi, caso chiuso? Sì, caso chiuso. Ma non c'è stata alcuna giustizia per tutto ciò. Infatti la dipartita di George Appleton non mette assolutamente la parola fine a questa storia, almeno non ancora. Crea invece una serie di quesiti per tutti coloro che sono coinvolti. Se si esaminano i documenti sul crimine, si evince chiaramente che Claire ha chiamato la polizia prima della tragedia ben 4 volte, in quanto George si presentava spesso a casa sua, prendeva a calci la porta d'entrata, la minacciava, è arrivato addirittura a romperle i vetri delle finestre di casa sua. I poliziotti hanno sempre tardato ad intervenire, per di più, quando Claire ha ammesso di aver subito violenza, non vi erano agenti specializzati disposti a interrogarla, perché avevano altro da fare, erano impegnati. Questo gesto è stato un po' come dirle cerca aiuto altrove, perché qui non lo troverai. E probabilmente Claire, nel suo ultimo mese di vita, ma anche prima, non ha più avuto fiducia nelle forze dell'ordine, in quanto non hanno mai preso un provvedimento serio
che sia uno, né soprattutto si sono mai presi la briga di indagare sul passato di George. Questo caso però fa capire alla polizia della contea di Greater Manchester che deve non solo assumersi le sue responsabilità, ma anche di agire più tempestivamente in situazioni di violenza domestica. Insomma, la polizia deve perfezionare gli interventi nei confronti delle vittime. Si dice che la dipartita di Claire abbia dato insegnamenti fondamentali alla polizia di Greater Manchester. Peccato che sia dovuta venire a mancare una donna. La polizia a questo punto fa questa dichiarazione e dice: l'abuso domestico è un crimine efferato che colpisce milioni di donne e famiglie ed è il motivo per cui cerchiamo costantemente nuovi modi di proteggere le vittime. Vogliamo mandare un chiaro segnale a tutti affermando che la violenza in casa non è accettabile e dobbiamo collaborare per sfidare chi non la pensa così. Michael, il padre di Claire, pensa che sua figlia si meritasse di più e io sono d'accordo con lui. Pensate che lui stesso è rimasto in un limbo per 2 anni perché ha dovuto aspettare il referto del medico legale per più di 2 anni, in quanto la dipartita di Claire aveva fatto aprire diverse indagini per dei casi simili al suo. Nonostante ciò, Michael sostiene che situazioni come queste ti sottopongono a vere e proprie torture mentali. L'unica cosa che fa un genitore in queste circostanze è domandarsi e ridomandarsi: ma come ho fatto a non rendermene conto? Come ho fatto a non accorgermi di niente? Onestamente credo che molti genitori siano duri con se stessi. Michael per primo, a mio parere, è molto duro con se stesso, in quanto l'uomo abitava lontano dalla figlia. È vero, avrebbe potuto metterla in guardia dicendole più specificatamente cosa pensava di George, ma non aveva un'adolescente ribelle come figlia, bensì una donna di 36 anni. Non poteva certo costringerla a fare qualcosa contro la sua volontà. Claire non si è confidata con suo padre perché non voleva risultare debole, non voleva scappare, voleva affrontare la situazione. E per un po' di tempo ha pure pensato fosse sul serio possibile affrontarla questa situazione. Michael non aveva minimamente idea del vero temperamento di George. Quando George ha iniziato a minacciare Claire sul serio, Claire ha contattato suo padre, certo, ma l'ha contattato una sola volta. L'ha chiamato in un'occasione. Di conseguenza, Michael era convinto che dopo quella chiamata le acque si fossero calmate, insomma. Invece Claire semplicemente non lo aggiorna perché ha paura del suo giudizio, ma soprattutto ha paura di ammettere in che diavolo di situazione si è cacciata. Dal referto del medico legale, Michael non viene solo a scoprire come è venuta a mancare sua figlia, ma viene anche a conoscenza del passato di George. Era stato arrestato per rapimento sotto minaccia e per aver perseguitato parecchie donne sia sui social che nella vita reale. In pratica, George era considerato uno stalker. Dopo che Michael ha scoperto tutto questo, ha iniziato a domandarsi perché mai sua figlia non fosse stata protetta. Durante l'inchiesta, l'uomo infatti ha preteso di sapere perché sua figlia non era stata informata del passato di quell'uomo, fin dalla sua prima chiamata alla polizia. George Appleton aveva preso di mira Claire, ma non era di certo colpa di Claire. Quello di George era uno schema che ripeteva più e più volte con più e più donne. Alla fine George ha fatto a Claire quello che ha minacciato di fare a tante altre donne. A questo punto la notizia della tragedia avvenuta alla famiglia di Claire arriva alle televisioni, ai giornali, e quindi Michael è stato letteralmente sommerso da richieste. Ha parlato addirittura in Parlamento raccontando la sua storia. Michael nel frattempo va ospite a diverse trasmissioni e i media alla fine danno ragione a lui. Sostengono che ciò che chiedeva Michael era più che giusto. La polizia avrebbe dovuto agire con più attenzione, i dipartimenti avrebbero dovuto parlare tra di loro, perché diamine era evidente che Claire era in pericolo. Evidente. Ma soprattutto la polizia avrebbe dovuto comunicare che tipo di soggetto era George Appleton. Avrebbero dovuto dirle tutto, così George avrebbe potuto evitare di inventare delle sonore balle sul fatto che era andato in prigione perché aveva ricevuto qualche denuncetta ma nulla di grave. Michael, il padre di Claire, si rifiuta categoricamente di pensare che tutto sia finito, che sua figlia sia venuta a mancare per nulla. Non l'accetta. Pensate che alcune persone impegnate in questo caso erano convinte di non poter riferire una data informazione perché gli era stata comunicata durante una riunione. Quindi di fatto c'è stata davvero una vera e propria mancanza di comunicazione. Le persone coinvolte erano convinte di non poter riferire assolutamente nulla. Ecco perché nasce la legge di Claire. Ma andiamo con ordine. Michael, dopo l'inchiesta e la lettera mandata dal medico legale al ministro degli affari interni, che evidenzia davvero diverse lacune nel caso di Claire, viene avvicinato da una giornalista locale che gli chiede di fare un'intervista. Michael accetta. I due iniziano a parlare, fanno l'intervista e quella giornalista inizia a sostenere la sua causa. Michael sostiene che quell'intervista
è stato davvero un dono dal cielo, in quanto successivamente anche Hazel Blurs, un parlamentare del Salford and Eccles, un collegio elettorale situato a Greater Manchester, si è interessata alla causa di quell'uomo che aveva perso la figlia ingiustamente. Hazel sostiene che quando ha incontrato Michael si è subito sentita in un certo senso ispirata. Hazel ha pensato che Michael fosse un padre in lutto, con una famiglia addolorata al suo fianco, ma che fosse ancora disposto a sfruttare la sua esperienza per il bene comune. A quel punto Michael ed Hazel si sono incontrati seriamente ed Hazel ha iniziato a pensare a come utilizzare il suo potere da parlamentare per trasformare l'impegno di Michael in qualcosa di effettivamente concreto. La domanda che Michael pone è molto semplice. Perché le vittime come Claire non possono ricevere informazioni sui loro compagni se hanno dei precedenti per violenza domestica? Michael e i suoi sostenitori nel frattempo creano una sorta di comitato, elaborano un progetto di divulgazione e poi si dirigono a Londra col fine di ottenere del sostegno dal Parlamento. In quella situazione al comitato di Michael sono state poste delle domande sul loro progetto, sulla loro proposta e sulla storia di Claire. Ovviamente ci sono state sia reazioni positive che negative. Infatti gli oppositori alludono alla tutela della privacy, sostenendo che il progetto del comitato di Michael prevede l'invasione della vita privata e per questo esprimono il loro dissenso. Michael a questo punto si è alzato, si è slegato le scarpe, le ha sbattute sul tavolo e ha detto: «Sfido chiunque di voi a mettervi nei miei panni. Mettetevi le mie scarpe e percorrete il mio cammino anche solo per 5 minuti». Quella reazione di Michael ha fatto zittire chiunque, in quanto quella non era assolutamente una mossa calcolata. Certo, raccontata come ve la racconto io può apparirlo e come, ma la verità è che Michael ha agito d'istinto perché si sentiva messo con le spalle al muro. Aveva l'impressione che alcune autorità stessero cercando di calpestare letteralmente tutto il suo lavoro. Tutte le sue idee, tutto quel lavoro e quelle idee sono partite inizialmente solo pensando a Claire e alla sua storia. Quando Michael ha preso coscienza che ci sono e c'erano tante ragazze come sua figlia, vittime di violenza domestica, ha deciso di combattere anche per aiutare il prossimo. Ma la vera scintilla che ha fatto esplodere il suo progetto è stato il suo lutto. E quindi tutti hanno capito che quando Michael ha sbattuto quelle scarpe sul tavolo, era incredibilmente serio. Invitava davvero tutti quelli che si stavano opponendo a mettersi nei suoi panni per tentare di capire anche solo per 5 minuti cosa voglia dire perdere una figlia, perché probabilmente non le sono state fornite le informazioni necessarie. Perché, diciamocelo chiaro, se Claire avesse saputo delle varie condanne di George, se avesse saputo che lei era una delle tante, che per George quello era uno schema da ripetere sempre e comunque con qualsiasi donna, probabilmente sarebbe davvero scappata a gambe levate da casa sua per andare a casa di suo padre. Assicuro. La legge di Claire è conosciuta come schema di divulgazione della violenza domestica. Questa legge ha due principi morali, ossia il diritto di chiedere informazioni alla polizia, ovviamente su un potenziale aggressore, e il diritto di sapere, che in determinate circostanze consente alla polizia di divulgare delle informazioni al pubblico di propria iniziativa. È stata attuata per la prima volta in Inghilterra e nel Galles nel 2014. La struttura politica da allora è stata riadattata e proposta in varie forme nel Regno Unito, in Australia e in Canada. Michael Brown è venuto a mancare il 18 luglio del 2020, quindi pochissimo tempo fa, a Sheffield, all'età di 76 anni. Ragazzi, ho deciso di raccontarvi questa storia perché credo sia importante, perché da una storia come questa, quindi da una storia di violenza, è nata una legge. Di storie come queste ce ne sono davvero tantissime, però questa io l'ho trovata interessante. Voi fatemi sapere se conoscevate questa storia, conoscevate la legge di Claire, il caso di Claire. Fatemi sapere tutto quello che volete qua sotto nei commenti. Detto questo, ragazzi, io vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure, che continuano a far bene. Ciao ragazze, ciao ragazzi.